Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio gioco è soave, il mio carico leggero. Prima ancora che lei vedesse, mi disse che aveva delle foto strepitose di lui con delle puttane. Di lui con delle puttane. Contiene delle irregolarità, delle illegalità. Io credo a partire dall'inizio della storia di tutti. E questo suo amico immaginario cosa fa? Ma niente. Se ne sta seduto dietro di me e finge di essere il mio psichiatra. E la finzione funziona? Ci sono delle volte che mi chiedo chi dei due sia quello vero. In effetti, nel 2017 è un po' bizzarro uno psichiatra col camice bianco. Ma lei come fa a sapere che indossa un camice bianco? Beh, l'ha detto lei. E quando l'avrei detto? Le faccio sentire la registrazione. Come fa a sapere che indossa un camice bianco? È vero. Ho detto camice. La macchina non può mentire. Scusi, c'è il dottore? Oh, buongiorno, dottore. Aveva bisogno? Io sono qua per protestare, È perché sono 2 mesi che vengo nel vostro centro e invece di dimagrire sono ingrassato di 7 kg. E io che vado a dare retta a mia cugina che mi dice vai da figurella. No, guardi, c'è un equivoco. Figurella sono quelli della porta accanto. E voi chi siete? Noi siamo Figuraccia, il centro per ingrassare. È scritto anche sull'insegna. Oh, cazzo. Comunque, 7 kg in un mese ha fatto proprio un buon lavoro. Complimenti. Che incubo. Ho sognato che ero un dottore. E questo sogno la inquieta. È frustrante non essere se stessi. L'identità è un comodo rifugio per chi ha paura di se stesso. Ma non è il desiderio di tutti che le cose rimangano al loro posto. E in realtà il mondo tende al caos. Deve essere per questo che lei ha la laurea. Durante la nostra vita noi disegniamo una mappa della nostra nicchia ecologica e vorremmo che tutto rimanesse come noi lo abbiamo disegnato. Abbiamo nostalgia del passato perché il disegno era chiaro. Vorremmo vivere in un mondo in cui gli altri ci somigliano, un mondo in cui i cinesi stanno nel ristorante cinese, i napoletani fanno la pizza e i trentini sono abili sciatori, un mondo in cui nostro padre non muore e tutto rimane come quando avevamo 10 anni. E più diventiamo vecchi, più sarà difficile correggere la nostra mappa. Inconsapevoli del fatto che le aziende hanno tutte dei falsi profili dai quali disseminano i social di sentimenti e stati d'animo telecomandati, stiamo tutti spostando la nostra attenzione sul fatto che quella storia dell'olio di palma nella Nutella ha un po' rotto i coglioni. Se la Nutella è uno dei luoghi della nostra mappa, sarà molto difficile che la cancelliamo. Farlo significherebbe ammettere che non sempre abbiamo ragione. Non siamo capaci di cambiare idea. Lo facciamo solo se questo significa una conquista. Nel mondo cerchiamo gente che abbia la nostra stessa idea per convincerci di non essere pazzi. È questo che genera gli schieramenti. E la convivenza si trasforma in competizione. Se non sei con me, sei contro di me. Vieni, Udi, vieni. C'è un posto. Lei ha figli? No. Allora non può avere la minima idea di cosa significhi avere figli. In tal caso non perdo tempo a spiegarmelo. Un figlio ti cambia la vita. Anche una grossa vincita. Ci sono tante cose che prima facevi e poi non puoi più fare. Organizzare un toga party, andare a troie. Il famoso senso di responsabilità. Devi rinunciare a tante cose, ma ci sono soddisfazioni che non puoi neanche dire. E lei non le dica. E poi crescono. Suo figlio quanti anni ha? Mio figlio chi? Sua figlia? Io non ho figli. Se ha appena finito di dirmi che io non posso capire cosa vuol dire. Infatti lei non può capirlo. Sì, ma neanche lei può capire. È vero.
Ma stavamo parlando di lei? Oddio, Dello! Si sente male? C'è un medico in sala! Ha sentito che c'è uno che si sente male, eh? Ma lei come lo sa? È medico lei? No, però ha una faccia che è a metà tra Shrek e Hulk. Una reazione avversa non è necessariamente riconducibile. Beh, bisognerebbe intervenire, non so, fare una manovra di Hamelin. E come no? Ci mettiamo a suonare il piffero, così poi facciamo uscire tutti i topi dalla cucina. Beata ignoranza. Senta, è lei che mette in giro la voce che nella mia cucina ci sarebbero dei topi? Era una battuta. Ecco, queste battute le vado a fare alla trattoria di fronte. Cosa ne sa? È oste lei? Io? Non sono nemmeno medico. Sveglia! Cosa stava sognando? Sognavo che ero un oste. Vede, l'oste, il medico, sono tutte figure genitoriali. Preparano da mangiare, curano le malattie, proteggono. Mi parli dei suoi genitori? No. Mi parli lei dei suoi? Mio padre faceva lo psichiatra, come me, proprio in questo studio. Io guardo il suo ritratto e mi riconosco in lui e so chi sono, ma io non volevo mica fare lo psichiatra. E cosa voleva fare? A me sarebbe tanto piaciuto fare il papa. Questa è la storia di un supereroe. Tom Corelli, in una notte di temporale, salì contro il parere di tutti sul tetto della sua casa. Quella notte Tom Corelli doveva incontrare il suo destino. Io, Tom Corelli, sono figlio della tempesta! Ovviamente non è lui il supereroe di questa storia. Tom Corelli è solo un pirla che è salito sul tetto in condizioni meteorologiche avverse. Il superuomo della nostra storia è lui. Il 14 giugno del 1978 sono stato morso da un gruzzola merde e, a parte il cambio di dieta, ho ricevuto un superpotere che mi è stato comunicato in sogno direttamente da Sigmund Freud. Tu hai ricevuto superpotere di gruzzola merde. Tu puoi dare uno schiaffo a una persona ed essa persona si dissolverà nel nulla. Ma attenzione, in tutta tua vita solo uno schiaffo tu puoi dare. Parlato io ho. E così adesso ho questa grossa responsabilità, insomma, perché ho un colpo solo, ecco, e allora ogni volta mi dico questa è la volta buona, questa è la volta buona, e invece rimando sempre aspettando un'occasione più propizia. Dio latte! E adesso, che sogno era? Ho sognato che ero una mosca. È difficile essere gli altri. Quando tu dici che ti metti nei panni degli altri, non fai altro che cambiarti d'abito. Entri in un gruppo, impari il gergo di quel gruppo e i luoghi comuni rafforzano l'identità. Sa, prova. Pietro, alzami bassi in spia, cazzo. Sa, prova, 1, 2, 3, check. Io non sono venuto qua a darvi certezze, a dirvi chi siete. Io non vi porto la pace, vi ho portato la spada. Io sono qua per dividere la nuora dalla suocera, il padre dalla figlia. Io vorrei essere tuo discepolo. Come si fa a entrare nel club? Facile, rinuncia a tutto quello che hai, lasci la tua famiglia e mi segui. Ma io non voglio lasciare la mia famiglia. Nessuno vuole farlo, è per questo che la società è così loffia. Ma se tu non lasci la tua famiglia e mi segui, non potrai mai essere mio discepolo. E perché? Ma perché la volta che c'è da andare nel deserto, tu devi portare tua moglie all'Ikea. La volta che c'è da scacciare Artagot o qualche altro demone, tu devi accompagnare i bambini a scuola. La volta che c'è da resuscitare un morto, tu hai un funerale. Non si può fare i discepoli a singhiozzo. Ma io pensavo più a una roba online, tipo. Ma vaffanculo, va. La mia vita è cambiata da quando ho incontrato Gesù. Lei ha incontrato Gesù? Lui mi ha parlato. E dove lo avrebbe visto Gesù? In TV, ovviamente. Si chiama funzione fatica della comunicazione.
Significa che si comunica solo per stabilire che si è comunicato. Un po' come quando al telefono diciamo pronto? Pronto! Parlo con l'assicurazione online? Assistenza clienti 24 ore su 24. La nostra forza è il vostro sorriso. Siamo connessi e non vi molliamo. Mi dica qual è il problemone che l'affligge. No, vedo qua da resoconto che la cifra è aumentata questo mese. Sì, ci sono dei parametri e c'è un algoritmo che lo capisce solo Red Ronnie. Io le faccio un esempio. Prendiamo un gatto. Ecco, dove fa la cacca il gatto? Immagino nella cassetta della sabbia. Giusto, ma la sabbia non la compra mica il gatto? Neanche contribuisce? Non è che quando ha finito chiede quant'è? Non è che lascia lì un topo morto per il disturbo, mi segue? Come un rimorchio, ma non capisco. Allora le faccio un altro esempio. Prendiamo un cane. Ecco, dove fa la cacca il cane? Nei prati. Bravo, ma il cane preferisce l'erba alta o quella bassa? Quella bassa, immagino. Giustissimo, ma l'erba non la taglia mica il cane? Non è che inforca gli occhialetti protettivi e poi con la bocca accende il decespugliatore e si mette a tosare il prato ululando, capisce? Se dicessi di sì, direi una bugia. Allora le faccio un esempio più semplice. Prendiamo un cavallo. Dove fa la cacca il cavallo? Senta, io capisco che lei deve assecondare la sua coprofilia, ma non è che cambiando l'animale e facendo sempre il stesso esempio io capisco meglio. Ho capito. Lei è uno di quelli che capisce meglio l'esempio del gibbone. Bene, prendiamo un gibbone. No, no, senta, lasci perdere. Un po' perché non oso immaginare a dove fa la cacca il gibbone e un po' perché va bene così, guardi, lasciamo stare, siamo a posto così, la ringrazio. Sì, ma lei diceva che le è aumentata la tariffa. No, è che ho controllato meglio e in effetti mi sono sbagliato io, guardi. La ringrazio tanto, siamo a posto così, arrivederci. Arrivederci. E così ieri sono stato in Lombardia, a Piacenza. No, scusi, Piacenza è in Emilia-Romagna. Vabbè, questa è la sua opinione. No, non è un'opinione, sono due regioni differenti. Ma pur sempre due regioni. Ma cosa c'entra? Minchia, se è pesante lei però! Una cellula jihadista nel nostro Veneto, pronta ad agire nel cuore di Venezia. In Piazza dei Signori a Padova scoppierà una bomba. È fallito il vostro progetto di integrazione! No, vogliono loro uccidere. Insomma... Siamo sopraffatti dal terrore, il terrore della sofferenza, certo del dolore fisico, dei conflitti, ma anche delle loro conseguenze, povertà, fame, mancanza di punti fermi. Ma le immagini del terrore quotidiano sono altre, le immagini sono queste. Eccola l'immagine del terrore. Per capirlo bisogna capire come funziona la nostra società. Queste persone vivono, lavorano, si arrabattano, si sbattono per mantenere alto il tenore di vita di queste altre persone. Loro sono tanti, loro sono pochi. Gli uni si divertono così, gli altri si divertono così. Ma come possono queste poche persone fare una vita di molto migliore di queste tante persone, contando addirittura sul loro appoggio? Grazie all'aiuto di queste poche persone che vengono utilizzate come testimonial di ciò che potrebbe accadere se queste tante persone decidessero di ritirarsi dal gioco. Perché questo signore possa sciacquare le palle in questo mare, bisogna che tutta questa gente concorra a costruire per lui quartieri, case che lui rivenderà a loro stessi a un prezzo che ha un senso, solo perché come i diamanti ce n'è un sacco, ma non si devono trovare facilmente. Ecco il risultato dell'operazione. In Italia ci sono 8 milioni di case inutilizzate. Le famiglie che non possono permettersi una casa sono 2 milioni, mentre i senza tetto sono 50.000. Ci sono troppe case, non ne servono altre. Tutti potrebbero avere un tetto sulla testa, ma se queste persone avessero un tetto sulla testa, tutte queste altre persone potrebbero smettere di costruire il mondo per questo signore e lui non potrebbe più sciacquare le palle in questo mare. Ecco
Ecco perché la gente deve aspirare ad avere una casa bruttina come questa, pagata a caro prezzo. Questa è la vera immagine del terrore quotidiano. Tutto quello che fai nella vita non ha uno scopo preciso. Diciamo che tiri le freccette contro il muro e poi ci disegni i cerchi attorno. Ma a te a cosa serve? Ti serve ad assomigliare al colore della casella in cui gli altri ti hanno infilato. Non è che vivi, passi il tempo. Tutti vorrebbero campare più a lungo. Il tempo che si passa a occuparsi di garanzie, protezione, sicurezza, salutismo, elisir di lunga vita, occupa l'intero arco di una vita. Tutti vorrebbero campare ben oltre gli 80 anni, ma prima degli 80 anni non sanno che cazzo fare. Se non fosse così, che senso avrebbero le serie TV, le droghe e i social? Tutti quelli che vivono al sicuro, che mangiano cibi sani, che sanno ciò che dicono, che non fanno mai niente di stupido, non sono utili all'umanità. Il mondo non sa che farsene di chi non osa. L'umanità ha bisogno di sapere quanto si può campare mangiando di merda, ha bisogno di ammalarsi per sapere come curarsi, ha bisogno di fare cose insensate per uscire dagli schemi. La società non ha bisogno di gente che vive in case blindate e guarda il telegiornale che gli racconta quanto sia necessario vivere in case blindate. La società ha bisogno di gente che conosce la sconfitta, che ha sperimentato il fallimento, che ha sbagliato strada. La società non ha bisogno di vecchi saggi, ha bisogno di giovani ingenui che sappiano ignorare la propria identità e sappiano liberarsi dalla schiavitù. Bisogna tentare sempre, non importa se poi ti crocifiggono, non importa se muori a 33 anni invece che a 110, come diceva il Mullah Nusreddin, l'idiota sapiente, non importa quando muori, l'importante è arrivarci vivi. A volte mi chiedo se non ho capito niente della vita. Prenda il mio Houdini. Lui, per esempio, non si chiede se è un cane o se è un gatto, non si pone interrogativi sulla propria identità. Lui attua dei comportamenti, non è ciò che pensa di essere, lui è ciò che fa. Scusi, ma perché ha chiamato il suo cane Houdini? Ah, ma perché questo è un... Oh, cazzo! Houdini! Houdini!